sono entrambi due strumenti di pagamento. La differenza sta nel fatto che la carta di debito, quindi o il bancomat per esempio, o la carta prepagata, puoi concludere l'acquisto e l'importo deve essere immediatamente ed effettivamente disponibile nel conto corrente. Mentre per quanto riguarda la carta di credito, puoi concludere l'acquisto anche se l'importo non è effettivamente disponibile sul tuo conto corrente. Da oltre 10 anni, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 231 del 2007, è sanzionato l'uso di assegni senza la clausola di non trasferibilità, perché ci sono determinate soglie da rispettare. L'attuale soglia, sancita nel 2011, è di 1000 euro. Quindi, se qualcuno dovesse trovarsi nel cassetto un vecchio blocchetto, mi raccomando, non emetta assegni oltre 1000 euro. Nel caso del finanziamento ipotecario, parliamo del mutuo, il debitore, ossia colui che ha preso il mutuo, mette a garanzia un bene immobile sul quale la banca, nel caso di inadempimento, potrà rivalersi, quindi solitamente lo si fa per finanziamenti che hanno una durata chiaramente più lunga. Diversamente invece il finanziamento chirografario che attiene ad una garanzia che non ha come oggetto un immobile, ma altro tipo di garanzie, di solito ha una durata più limitata da 10 a 15 anni, ha un limite di importo all'incirca di 30.000 euro, 5.000 euro, 30.000. 50.000. Il leasing è un contratto, dà la possibilità a un soggetto di utilizzare un determinato bene e di acquistarlo eventualmente al termine del pagamento dei canoni periodici. Il cliente può decidere o di riscattare il bene o di consegnare e recedere dal contratto oppure addirittura anche di poterlo rinnovare. Ci sono diversi tipi di leasing. Leasing finanziario, leasing operativo, il sale and lease back.